Eccomi qua con un nuovo video, amici. Questa volta facciamo il salame del cioccolato. Però non sarà il salame di cioccolato tradizionale, lo facciamo un po' particolare. Il salame al cioccolato bianco e pistacchi. Questo dolce ha diviso gli amici di Instagram perché ho fatto un sondaggio e a molti non ispira. Io però vi consiglio di farlo almeno una volta, perché non sarà un salame di cioccolato stucchevole perché c'è il cioccolato bianco. A parte che potete tranquillamente optare per il cioccolato fondente, ma poi abbiamo degli ingredienti che attenueranno la dolcezza al cioccolato bianco e vedrete quanto è equilibrato. E soprattutto qua il pistacchio si sente, perché abbiamo dei pistacchi puri dentro. Non abbiamo né pasta di pistacchio, che è buonissima ma purtroppo si fa fatica sempre a trovarla, e neanche la crema al pistacchio, che sa poco di pistacchio e soprattutto è molto dolce. Quindi io direi che possiamo cominciare. È veramente ultra facile, tranquilli. Allora, si parte dal pistacchio. Io, come ho detto, parto dal pistacchio classico, quello, il pistacchio, la frutta secca. Quindi, per sbucciarli in modo molto facile, che così risulterà anche meno fibroso, no, all'assaggio, questo dolce senza la buccia del pistacchio, dobbiamo tuffarli per circa un minuto in acqua bollente. Li mettiamo su un canovaccio o anche su un pezzo di carta assorbente e cominciamo a sfregare bene il canovaccio sulla superficie dei pistacchi. Poi ovviamente con un po' di pazienza, ma tanto il lavoro, questo qua diciamo che è il lavoro più pigro, ma vi permetterà di avere un gran risultato. Cominciamo a sbucciarli, che sarà veramente facilissimo e rapido, e poi li mettiamo a tostare. Perché tostare? Perché il sapore raddoppia, ma di intensità intendo, fiamma bassa, perché altrimenti c'è il rischio che brucino, fino a quando sentite che il pistacchio è bello bollente. Adesso questi pistacchi li dividiamo a metà. Una parte, 50 grammi, serviranno per dare una parte croccante al salame di cioccolato che adoro, no? Che si sente quel leggero scrocchiarello quando si mangia. E quindi, ecco, dopo li triteremo. Invece un'altra parte, 80 grammi, li teniamo per fare la pasta di pistacchio fatta in casa. Basterà prendere un frullatore e frulliamo all'inizio da soli i pistacchi, così, ad una velocità abbastanza alta. Successivamente aggiungiamo il burro fuso e frulliamo ancora un po'. Aggiungiamo la ricotta. Ecco, in questa parte vedete che utilizzo il frullatore ad immersione, ma perché avevo il timore di non ottenere un risultato vellutato. Ma io sono convinto che se voi utilizzaste o solo il frullatore ad immersione o solo il mixer, il risultato vi verrebbe perfetto comunque. Ecco, ovviamente il mixer sarebbe meglio che non sia troppo capiente, perché altrimenti questi pistacchi non riuscite a frullarli bene perché si disperdono un po' nella ciotola. Il passaggio più palloso l'abbiamo fatto. Adesso concentriamoci su degli step più classici del salame di cioccolato. Quindi prendiamo i biscotti petit, quindi i biscotti secchi classici, e cominciamo a sbriciolarli con le mani. È importante avere un risultato abbastanza grezzo e impreciso. In una ciotola aggiungiamo 2 cucchiai di succo di limone. Non spaventatevi, semplicemente questo ingrediente serve per attenuare la dolcezza del cioccolato. Poi aggiungiamo il cioccolato bianco, ovviamente fuso. Io lo fuso in microonde, ma va benissimo anche a bagnomaria. Pizzico di sale per esaltare il sapore. Crema di pistacchi. I pistacchi tritati, mi raccomando, questi non ce li dobbiamo dimenticare. Diamo una bella mescolata e poi aggiungiamo i biscotti petit. Cominciamo prima ad amalgamare, insomma, il tutto con un cucchiaio di legno, e successivamente invece con le mani. Dovremo ottenere ovviamente un composto leggermente appiccicoso, come per il classico salame di cioccolato. Carta forno, prendiamo l'impasto e cominciamo proprio a formare il salame. Ecco, vedete voi la lunghezza, io starei attorno ai 25-30 centimetri circa. Arrotoliamo con l'aiuto della carta forno e facciamo riposare in frigo per circa 2-3 ore almeno. Quando sarà sodo, basterà ovviamente toglierlo dalla carta forno, cominciare a decorarlo magari, no? Io ad esempio ho voluto decorarlo con lo spago per richiamare appunto il salame salato, no? Il salume. E poi, per dare l'effetto stagionatura, un po' di zucchero a velo, così, che poi spargete bene con la mano, perché il risultato deve essere abbastanza grezzo, no? Adesso lo assaggiamo. Due cose vi dico che mi fanno appassionare: che la stucchevolezza è assai lontana da questo dolce, cioè qua non sentite un dolce stucchevole, troppo dolce, perché il limone e anche un po' la ricotta, secondo me, riescono veramente
ad equilibrare i sapori. E poi un'altra cosa che adoro è che qua il pistacchio si sente, perché grazie all'utilizzo di pistacchi veri abbiamo l'opportunità proprio di percepire questa nota di pistacchio naturale. Mi raccomando, io spero tanto che questa ricetta la facciate. Un po' di problemi con i tempi verbali. Se vi va, taggatemi su Instagram o su Facebook, che a me fa sempre tanto piacere. Scusatemi, ma prima di salutarvi vi devo dare quest'idea. Se voi provate a fare questa, una tartina di salame al cioccolato con dei lamponi, cioè, lo spettacolo. Altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale qua, c'è una sorta di scheda che vi permette di iscrivervi. Attivando la campanella delle notifiche riuscite anche a rimanere aggiornati sui nuovi video. E invece qua sotto c'è il collegamento con il blog. Lo sapete che io lo tengo insomma aggiornato e vedete la ricetta scritta. Grazie come al solito per essere stati qua. Noi ci vediamo al prossimo video. Adesso arriveranno tutte le ricette autunnali.